Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda acqua e sapone. Ho fatto una spesuccia e quindi vi volevo far vedere cosa ho acquistato per vedere anche più su per giù la spesa. Ho cambiato qualche detersivo proprio per vedere e sentire profumazioni nuove, quindi vedrete qui qualcosa di diverso. Allora, prima di tutto ho preso un bagno schiuma della Nidra, che sarebbe questo qui, che è il preferito di mia sorella e lo volevo sinceramente utilizzare. È costato 1,75 euro. La profumazione devo dire che mi piace. Mi dà un effetto di fresco, non di latte, perché infatti mi sembrava strano che mia sorella prendesse un prodotto a base di latte, cioè con la profumazione del latte che lei odia in assoluto. Devo dire che sembra tipo un ammorbidente. Comunque, devo dire che ancora non l'ho utilizzato. Ne ho prese due. Di tutto quello che vedete, ne ho prese sempre due. Era scontato, se non mi sbaglio, perché lei mi ha detto: prendilo, che è scontato! Sì, subito. E quindi ho preso questo e ne ho preso due. Proteine del latte. Oddio, del latte. Non lo so. Proviamo, vediamo com'è. Poi, qui in base alla. Vi dico quello che ho preso. Poi ho preso il Feeling 2 bucato alla Marsiglia, che sarebbe questo. Allora, ve lo faccio vedere che è grandissimo ed è questo. E qui c'è scritto che è per 50 lavaggi ed è il bucato a mano e in lavatrice. Questo è quello che costava di meno. Io quando costano di meno li provo perché voglio sapere se sono buone oppure no. Questo ha un odore di Marsiglia che è la fine del mondo, sinceramente. Lo devo ovviamente provare e vi farò sapere di questo prodotto. Aspettate che lo faccio scendere qui nel piano di sotto. Poi, mi sembra di averne preso un altro. Sì, infatti, qui. Ed è a fiore di loto. È sempre 1,59 euro. Che faccio scendere anche questo. Questo l'ho utilizzato oggi. Vedete, l'ho utilizzato un bel po' oggi. Ed è sempre 50 lavaggi. Ed è fiore di loto. E questo mi è piaciuto di più come odore. Perché a me questa profumazione fiore di loto mi piace tantissimo. Mamma mia. Buono, 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 buono veramente. Io adoro fiori di loto come profumazione. Anche questo, anche un bottiglione così. Io l'ho utilizzato, devo ancora stendere i panni, quindi non vi so dire. Però erano scontati e sinceramente non ce n'erano tantissimi. Quindi ho pensato che alcune persone l'hanno preso proprio perché si trovano bene. E quindi proviamo. Sempre prodotti nuovi, è giusto provarli perché può darsi che una si ci trova bene, no? Poi andiamo sempre avanti. Ho preso il Quasar, che è questo qui, a 2,10 euro ed è uno sgrassatore. Io di solito mi avete sempre visto lo sgrassatore quella Marsiglia spuma di champagne, che a me piace tantissimo. Io sinceramente l'ho aperto, vi l'ho detto che è costato 2,10 euro. Io sinceramente l'ho aperto proprio per sentire la profumazione, perché se ha una profumazione, vabbè. Non riesco ad aprirle perché forse l'hanno chiuso abbastanza bene. Comunque, se ha una profumazione, tipo la mia migliore amica ha preso quella all'aceto. Io non riesco, aceto oppure odore di arance. No, non riesco, non mi piace perché prima prendevo il ferro con questa profumazione, con questo gusto, profumazione, quello che sia. E sinceramente, io quando sento questo odore, anche l'aranciata, proprio quella artificiale, no? Non l'aranciata con le nostre aranze. Aranze dalla Sapela, aranze della Sicilia sono le migliori. E quando sento quell'odore mi viene da vomitare, scusatemi, ma non lo sopporto, non lo sopporto assolutamente. Quindi ho preso questo qui della Quasar, ho preso anche tutti gli altri prodotti, come avete visto negli altri video, quello per i vetri, per l'acciaio, per il bagno, per tutto, e quindi mi serviva uno sgrassatore e ho preso questo proprio per vedere se mi ci trovo bene oppure no. Poi, passando ai panni, ho preso due panni che sono questi qui. Uno è tuttofare, che sarebbe questo, ed è costato 1,50 euro. Invece, questo è costato 1,19 euro. Allora, questi mi sono stati suggeriti dalla mia migliore amica, che dice che ci trova benissimo e quindi l'ho voluti prendere.
Con questo dice che lei si trova proprio bene, 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 ma bene, 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 bene. E quindi l'ho voluti prendere. Lei pulisce di tutto, ovviamente ogni panno ce l'ha in determinati posti della casa. E non lo so, è un panno morbido, resistente, adatto a tutte le superfici, si può anche usare umido in qualsiasi detergente. Comunque lo voglio provare e vi farò sapere. Non lo so se voi l'avete già utilizzato. Scrivetemi un commentino così ci aiutiamo a vicenda. Io ad esempio quando vedo i video di Antonella e faccio lo screenshot del prodotto che lei fa vedere, tipo il panno che ultimamente ha fatto vedere, e quindi quando capiterà che io vado da Acquestapone o da altri negozi dove vendono prodotti per la casa, sicuro che lo prendo, proprio perché mi viene la curiosità di provare nuovi prodotti. E quindi se voi mi potete dire qualche cosa, io accetto tutti i consigli. L'altro che vi faccio vedere, che questo dice che non lascia pelucchi, non lascia niente, perché non so se vi capita, io nel bagno trovo proprio dei pelucchi oltre i capelli. Però mi dà fastidio quella cosa. E perché poi ci devo passare con. Io utilizzo le magliette, quelle vecchie, quelle strappate con i buchi o macchiate, le utilizzo proprio per asciugare poi il bagno. E quelle sinceramente non me li lascio. Però mi secca fare due passate di ogni cosa, invece ne vorrei fare una e basta. E quindi la mia migliore amica mi ha consigliato questo, sempre della Dianex, ed è ultrafibra, microfibra d'uso universale, e dice che lei si trova benissimo e che questa non lascia nessun pelucco, perché se io sono leggermente fissata, lei è una fissata, ma di una cosa esagerata, e se non mi sbaglio di questi c'erano anche altri colori e lei mi ha detto che in base al colore le utilizza in base alla stanza dove si trova. Io ve lo faccio vedere, se voi l'avete utilizzato, commento. Poi andiamo avanti. Le veline, le ho lasciate là. Vabbè, sono le veline quelle di LOL. Ciao, sono Lillo. Comunque sono le veline, gliel'ho prese ai miei figli per la stanza, perché ovviamente per non avere fazzoletti a portare, cioè pacchetti di fazzolette in tutti i posti, io utilizzo le veline, loro ce l'hanno nel cassetto del comodino, se ad ogni evenienza gli serve, paf, una velina e via. E le veline le ho prese a 89 centesimi. Poi ho preso il Bioform a 1,80 euro, Bioform Plus, che sarebbe questo qui, infatti già il fratellino, il gemellino ce l'ho sopra la lavabiancheria. Questo è il detersivo igienizzante. Io questo qui lo utilizzo dentro una vaschetta o il tappo, dipende se la vaschetta la perdo. Perché di norma io cosa faccio? Avevo le vaschette, se non mi sbaglio sono quelle di un detersivo vecchio, oppure io utilizzo i tappi direttamente questi. Metto il prodotto e lo inserisco direttamente nella lavatrice. Il profumo è pazzesco, me lo sono anche messo sulle labbra, è pazzesco, proprio, non è un profumo di disinfettante perché è brutto, il disinfettante è brutto. Questo è un odore proprio di pulito, non so come spiegarlo. Di pulito, mixato con il WC, quello, come si chiama? Quello che si mette quando avete l'influenza, quell'odore là di mentolo. Un mix tra mentolo e sensazione di pulito. Comunque mi piace tantissimo. Quindi io cosa faccio? Metto questo in tappo, lo inserisco nella lavatrice per ogni lavaggio. Qualsiasi lavaggio faccio, lavaggio bianchi, colorati, prodotti per pulizia della casa, tappeti, lo metto sempre. Per ogni tipo di lavaggio io questo lo inserisco sempre. Infatti questo di norma ne prendo due, tre, perché veramente mi ci trovo benissimo. E questo è costato 1,80 euro. Poi vabbè, ho preso lo shampoo, ma già lo shampoo l'ho posato.
E poi ho preso la ricarica del sapone di Marsiglia, che è questo qui a 1,99 € ed è il formato risparmio 1500, vedete questo qui. Mi trovo benissimo perché mi piace la profumazione, io questo lo metto sia nei lavelli del bagno sopra e sotto e sia nel lavello della cucina, perché anche lì non è che se io mi devo lavare le mani utilizzo il sapone dei piatti, utilizzo il sapone per le mani. E quindi lo metto anche lì. Devo dire che mi trovo benissimo, utilizziamo anche le saponette, infatti spesso capita che tipo sento il profumo in giro per la casa, tipo mio figlio si è lavato le mani, cioè si sente, perché veramente fa una profumazione ottima e mi piace tantissimo. Io ho preso questo qui che è quello vellutante ed è ottimo, ottima profumazione. Questo è olio di macadamia e quinoa. Ottima profumazione, ve lo consiglio veramente, consiglio spassionato. Poi, vi ho detto, ho preso lo shampoo della Roberts ed è costato 1,20 €. Poi sono stata a Lidl e ho preso due cosucce, proprio cosucce 2-2. Ho preso queste ciabatte perché adesso che dovrebbe arrivare l'estate, non so se da voi c'è l'estate perché qui abbiamo il maglioncino e ho dovuto mettere il maglione pesante l'altro giorno. Ho preso queste ciabatte che l'ho pagate 7,99 €. Mi piace tantissimo perché è ergonomica, la forma è ergonomica. Io ovviamente ho preso il 40 e mi piaceva perché era questo rosa cipria. Queste le utilizzo ovviamente per stare a casa, perché quelle per uscire sapete tutti che è quello con il ditino. Comunque mi piacciono tantissimo e mi ci trovo bene. Sono stile tedesco perché mia sorella queste le utilizzava e li comprava in Germania quando lei abitava in Germania e si trovava benissimo. E ho preso questo, dei tortellini, comunque delle cose per mangiare per quanto riguarda Pasqua. Poi per la mia fissazione per quanto riguarda i tè ho preso questo tè della Lipton. Classico, è il tè nero e mi è piaciuta tantissimo perché c'è scritto che abbiamo contribuito alla formazione di 500.000 agricoltori in Kenya, quindi è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Ve la faccio vedere se per caso voi andate a Lidl e lo volete comprare, è una cosa molto carina che una persona fa. Poi c'è scritto goditi questo tè con tipo se lo volete regalare ed è una cosa molto molto carina. Il tè io lo devo bere perché devo bere in assoluto e quindi l'ho comprato. L'ultima cosa che vi faccio vedere, sono stata da Casanova perché siamo stati a Catania per fare delle analisi delle visite ai miei figli e sono stata da Casanova e ho preso a 9,99 € un diffusore per quanto riguarda le essenze e ho scelto questo. Ah, qui è il prezzo, scusate, 9,99 invece di 12,99. No, 12,90. Comunque 9,99 ho preso questo diffusore. Questa è la proprio è fatto così. Io l'ho aperto proprio per vedere se non mi sbaglio ci vogliono le dita, ora non mi ricordo. No, forse si attaccava a un cavetto. Comunque lo volevo prendere perché spesso mi capita di non utilizzare le candele e tutto. Sembra sporco. Io l'avevo aperto, l'avevo anche controllato. Boh. Comunque ha il pulsantino qui touch, e poi c'ha il buchetto qui per il cavetto e poi, se non mi sbaglio, si apriva. Io non mi vorrei sbagliare, ma se... Io mi ricordo che si apriva. Veramente, ve lo giuro, io mi ricordo che si apriva. Non lo so, comunque. Si deve mettere l'essenza, se non mi sbaglio, un po' d'acqua, una cosa del genere. Poi mi leggerò, leggo le istruzioni e quindi poi ve lo faccio sapere. Si ha un collegamento tramite cavetto USB e la funzione è cromoterapia. Siccome è una cosa che mi piace tantissimo, io lo vorrei mettere qui nella mia stanza make-up e quando mi trucco, proprio far uscire questa profumazione. Poi dipende ovviamente cosa voi gli mettete. E vi volevo dire una cosa: per caso voi in questi contenitori così proprio per l'essenza mettete anche i detersivi per i panni? Non lo so, ditemi voi se lo fate perché avevo visto una cosa su TikTok dove una ragazza. Io non sto,
anche la faccia. Comunque, dove una ragazza metteva nel diffusore di essenze delle gocce di ammorbidente. Non lo so, siccome alcuni ammorbidenti proprio mi piacciono, proprio il profumo io lo gradisco tantissimo. Se è così, ditemelo che glieli metto pure io. Comunque, poi vi farò sapere quando lo aprirò com'è e se mi ci trovo bene. Niente, questo è tutto per quanto riguarda questo video. Ovviamente, se avete qualche prodotto detersivo che a voi piace e che mi volete consigliare, io sono qui con tutte le mie orecchie proprio per prendere appunti e vedere se mi piacciono questi prodotti o meno. Niente ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto, ditemi ovviamente cosa ne pensate e che dirvi di più. Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.